Radio Torre Libera, un venerdì pomeriggio, Goganga. Dottore, come vede, sono affetto da questo grave. Buon pomeriggio ragazzi, oggi venerdì 3 maggio, 27 gradi all'ombra e noi, nonostante questo sole e questa temperatura, siamo comunque qui a tenervi compagnia, insieme a me, Elena, Francesco, Sofia e Giuseppe. Ci sono anche Giovanni e Vincenzo. Permette? Glielo applico e vedrà, lei guarirà. Goganga, ma che cos'è? Viene in mente il 1968 e una canzone. Ma no, lasciamo stare Giorgio Gaber e occupiamoci della dimensione di Terese. Chiediamolo a Francesco, dell'associazione giovanile Green. Goganga è uno spazio di Radio Torre Libera gestito dai giovani liberesi movimento, l'associazione giovani dei Grimm, che quindi si divide in 4 puntate al mese, divise in arte, cultura e spettacolo, politiche sociali giovanili e la rubrica curiosamente, dimensione rock e la categoria sport. Lo scorso venerdì, quando ci siamo nascosti tra i fogli, i microfoni e i sorrisi dei Grimm, abbiamo assistito alla puntata di politiche giovanili sociali. Per la rubrica, curiosamente, abbiamo incontrato una giovane eccellenza di Venezia. Si tratta di Filippo Tagornina, 17 anni e già campione regionale. Praticamente una promessa dell'atletica leggera. Eccolo in uno straccio di intervista. Cosa provi quando varchi il traguardo alla fine di una corsa e quali sono stati i tuoi più grandi traguardi, i tuoi più grandi successi? Raccontaceli. Quindi partiamo subito dalle sensazioni quando si taglia il traguardo. Allora, la gara è una prova ardua sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, quindi il taglio del traguardo significa la fine di queste sofferenze, ma nello stesso tempo anche un motivo per essere felici appunto e soddisfatti del proprio risultato. Lo spazio Radio Green, oltre che di notizie, musica, interviste e curiosità, ha anche momenti interattivi. È possibile infatti rispondere ai sondaggi oppure intervenire per esprimere opinioni e commenti sulla pagina Facebook Goganga. Ecco qui il nostro malato. Mentre il 3 maggio del 1885 ricordiamo la Microsoft che lancia sul mercato Excel. 1985, non 1885, ma 1985, se l'ho detto bene. In questa puntata abbiamo visto e ascoltato Francesco Tagornina, Vincenzo Montana, Sofia Decoraro, Elena Riggi e Giovanni Gambino. Per la prossima basterà aspettare le ore 18 di venerdì con la dimensione rock e naturalmente con i Grimm. Che potete ascoltare ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Torre Libera 101 e 3 FM. Direi che a questo punto un po' di musica ci sta.